vivevano sulle valli di Comac, ma le valli, cioè gli allevamenti, questo territorio enorme, adesso se vedo una carta geografica là, recente, sì, vedete una piccola macchia blu, quella delle valli di Comacchio. Se si guarda una carta geografica di 50 anni fa, ecco, è il triplo. Era più triplo. Fino a meno di 50 anni fa. Allora, erano private però le valli di Comacchio. Ci furono delle guerre addirittura fra Venezia, il Ducato di Ferrara, lo Stato Pontificio. Cioè. I privati non potevano entrare nelle valli a pescare le anguille. Ma Comacchio non aveva risorse di nessun genere. Non c'è terra da coltivare, non c'era nulla. Addirittura nella stessa famiglia poteva accadere che un fratello faceva il guardiano delle valli e il fratello la notte entrava nella valle e faceva il fiocinino. Allora il basso fondale era veramente bassissimo, come entrava? Entravano con queste barche piatte e facevano così. Pescavano perché, con facilità. Perché su quattro colpi un'anguilla la prendevano. E fu anche così che si scoprì, perché a un certo punto battendo sentirono che batteva su un legno, e fu scoperta la necropoli di Spina. La necropoli fu scoperta dai fiocinini per caso? Sì. Lei prima ha riso quando ha sentito acquadella. Che cos'è? Perché si è tornati? E noi ce ne compiacciamo perché è segno di un miglioramento delle condizioni generali dell'ambiente. Balestrazzi, ma lei ha sorriso. Perché? Sì, perché è tornata in alcune zone, compreso... Ma che cos'è? Compresa è un piccolo pesce che in genere costeggia. Argenteo, lungo quanto un dito, così, che è adattissimo per la frittura di pesce. Ma perché si dice? E scompare quando l'acqua è inquinata. E quindi è un segno che la situazione va migliorando. Sì. Vedo sorridere compiaciuta la signora, giustamente, essendo una delle responsabili. Ma valli, che cosa, perché si dice valli di Comacchio? Beh, è una, che, insomma, è una denominazione... Tra palude e valle, che differenza c'è? Perché perché è pur sempre un avvallamento nel terreno e da sempre nelle zone che vanno dalla Romagna fino a Venezia sono state chiamate le valli. Le valli di Comacchio. Le valli di Comacchio. È diverso, però, la palude, sì. La differenza, se non posso dire, è le valli di Comacchio erano, cioè, controllate, dove l'immissione di acqua di mare era acqua salsa, era controllata secondo il momento della riproduzione. Le paludi sono acqua stagnante. Ah, certo. Improduttive. Sentiamo la signora Previati. È proprio questa la differenza che esiste nel delta, almeno nel delta italiano e non solo dell'Emilia Romagna, ma nel Veneto. La presenza dell'uomo, quindi l'equilibrio fra l'uomo e l'acqua è presente e quindi la parola valle distingue proprio il fatto della coltivazione, cioè sono sempre regolate dagli interventi degli uomini il regime acqueo. E quindi perché sorridevo? Perché spero che gli sforzi di questi ultimi anni, certo, ma non tanto dalla presenza dell'ente solamente del Consorzio del Parco, perché è molto recente, ma l'istituzione della legge regionale è dell'88 e quindi le protezioni ambientali cominciano a dare i segni. Ecco, la presenza dell'uomo è fondamentale. Il ritorno dell'acquadella e della buona frittura. Della buona frittura nel lavoriero, perché la parte finale dove vengono pescate le anguille intrappolate nella loro sete di sargassi, cioè sete d'amore, si chiama il lavoriero. Dicevamo prima dei problemi del Delta, che sono tanti, dalla sua valorizzazione ambientale e turistica alla difesa delle varie forme di inquinamento, dalla costituzione del parco e alla sicurezza degli argini, come dire, alla qualità stessa della vita dei suoi abitanti. Di questo e soprattutto di altro, ma soprattutto di altro, si parla nel documentario realizzato da qui presente amico Nevio Casadio. Una volta facevo la persona per bene, come dico io, il veterinario, e adesso faccio il pescatore. E le dirò che mi stimo molto e mi piace molto farlo. Ecco.
Nina, 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 feve un sonin, e contente la mamma. Il Delta è un mondo senza fine, è come la nebbia, no? Ricordatela nel Mulino del Po, quando Bacchelli, parlando della nebbia, dice un altro momento: e parve vasta come il mondo e senza fine. Ora di dormire e che le qua, sì, ora di dormire, feve un sonino, non fe velo più. I cucinini era gente che doveva venire a sfamarsi nelle valli, perché altro lavoro non ce n'erano. Il papà faceva il fucinino, il figlio faceva il fucinino, e non c'era altro lavoro di che dovesse andare da altra parte, hai capito? E contenta la mamma, il padre ancora è contente, la mamma e il papà ancora beve un sogno, e che l'è quasi ora. Per fare un turismo di qualità è bene cercare la gente del posto, i pescatori, salire sulle loro barche, magari preferendo a una gita in motonave dove c'è un altoparlante, dove c'è rumore, perché il Delta va visto in silenzio, a bassa voce. Sa fu se mi el paro del paradiso, sa fu se mi paro del paradiso, neanche una vecchia voria loggiare. A Sandevo a Baleari, andavo a Baleari anche da Piglia, a banda di te, a me a Baleari, che era al mano Fabrizio. Che era uno che aveva un tocchino d'armonica, era un figlio che faceva, e allora stiva in piedi e scarpe e altra cosa, fa i alpini, poi arriva là e scava i stivai e sentiva le scarpe da Baleari. Se tu, non so, vai fuori oltre la Romea, la macchina si muove perché deve andare da un posto a un altro, far incontrare uno con un altro. Qua invece anche l'automobile che passa è come spaurita, è come abbia paura di questo posto, cioè cerca di scappare, perché qua se tu non hai un'anima, che ci fai qua? Fare in modo che anche il pescatore si integri con il turista, ma meglio ancora che il turista possa salire non più da turista facendo un'escursione all'interno della sacca della valle, ma possa essere a bordo del pescatore per vivere la giornata, una vera giornata del pescatore, quindi alzandosi alle 4, 5 del mattino a seconda dei tipi di pesca e avere la possibilità, come ad esempio la pesca delle vongole, mettersi il vestito di gomma e andare in acqua e pescare con la rasca, che è questo arnese, appunto questa specie di rastrello che viene lavorato così manualmente. Questo è il nostro lavoro che facciamo tutti i giorni. Il rastrello rasca il fondo, le vongole vanno dentro in una specie di gabbia di ferro e poi vengono tirate su, lavate nella rete e portate in fondo al sacco. Ma lei lo ricorda il primo bacio della sua donna? Sì, la prima sera che l'avevo incontrata. Ah, subito? Ha bloccato la prima cosa, con un bacio. E lei cosa diceva? La voglia mia, gli scominciò, aveva 15 anni, purina senza. E invece dopo, allora si è scominciato a andare avanti, e dopo, l'amore non è bello stare in guerra. E dopo ha scominciato ad andare in guerra, e allora si vuole più bene ancora. Io qua metterei, che posso dire? Se fossi un dittatore vecchio stampo, metterei gli armigeri alla Romea e là direi non entra nessuno, lasciamolo là che è salvo, perché è una zona d'Europa bellissima. Io sono andato a vedere la Camargue convinto di vedere un altro delta più o meno, ma quale delta? Thank you.
Qui non abbiamo avuto un sostegno da parte del pubblico, non c'è stato. E non c'è. Tutte le realtà locali che sono sorte grazie allo sforzo immane del privato. Ed è una cosa che nelle altre regioni d'Italia non ha, è il contrario. Se c'è un'immagine che a volte ricordo di mio padre, io ero piccolo, in barca, lui vogava. E proprio parlando proprio del silenzio. E si sentiva proprio il rumore dei remi nell'acqua. È un volo di aironi. Io credo anche che questi silenzi possano essere anche interrotti da, sì, da certe economie che si vogliono sviluppare nel delta, siano esse compatibili o meno. Però una cosa ne sono certo anche, che fin quando ci saranno gli abitanti del delta, credo che questi silenzi rimarranno, credo che questo territorio rimanga. Credo che farà sempre delle scelte che potranno essere compatibili con questo territorio. Perché il parco è stato purtroppo proposto in maniera fortemente impositiva. Invece il parco è una realtà che deve essere poi una nuova opportunità per la gente del luogo prima di tutto e poi anche per altri, per attivare, per iniziare un nuovo tipo di lavoro, perché di opportunità di lavoro ce ne sono tantissime all'interno di un parco. Non potrei pensare a mio padre e non pensare a questo ambiente, per esempio. Lui è stata la sua vita. Mi ha insegnato anche ad amarlo questo ambiente, nella sua semplicità, col suo carattere, col suo modo anche di vivere questo ambiente. Il tempo qua era scandito, dove vivevamo noi poi in particolare, era scandito dalle acque alte, dalle acque basse, dalla luna, dal sole, dalle giornate, dalle albe, dai tramonti, perché il pescatore è legato a questi effetti della natura, diciamo. Io ho paura dei cosiddetti salvatori che poi vengono qua e invece ti accorgi che vogliono fare dei curiosi, perseguire dei curiosi interessi. Il delta pretende di essere amato. Secondo me solo chi lo ama può capire i suoi problemi. Se no mi trovo in mezzo alla bagarre alla quale mi tocca stare quando incontro i politici, incontro quelli, non so, che parlano di Parco Delta, che parlano. E io resto sbalordito e mi domando sempre, ma questi hanno capito cos'è il Delta? Ma secondo lei c'è o non c'è? Ma per mio su il mondo qualcosa c'è. Qualcosa, non che sia sicuro, ma dico che sì, qualcosa c'è per mio su. Perché un casone che pianta 4 chiloni e pianta la canna, se stai a sotto vai in terra. Però comunque c'è un supremo, però e signore, se è un supremo chi è, e sua mina vedere. Perché intanto si è viso il copo. Perché ormai il copo padre e madre e fratelli, che vede il copo mina qua, il copo subito qui viso. Perdi i giudei qui, adesso siamo nati. Ma per nessun mondo qualcosa che sa. Che senso ha? Non so, che ti mancano i quattrini, oppure che una donna ti ha detto cose che non ti sono piaciute, oppure... Di fronte a questo, si è già da un'altra parte, non so in che mondo sia questo, ma io credo che il giorno che uno di noi muore, vola verso questi posti di questo genere. Nina, 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 na, feve un sonin, e con te. Tony Cibotto ha detto una cosa bellissima, solo chi ama il Delta capisce i suoi problemi. Quali sono questi problemi, signora Previati? Sono di continuare a convivere con le presenze che comunque ci sono degli uomini, perché i numeri hanno un significato, 250.000 abitanti nei 9 comuni del Delta, con la fauna e la flora fra le più interessanti d'Europa, la capacità di attrazione di questi luoghi anche per i cittadini d'Italia comincia a essere molto grande e per gli abitanti del Delta
è altrettanto importante continuare a vivere nelle loro zone, quindi far frequentare queste zone dagli altri e mantenere le persone che abitano in questi luoghi con i loro mestieri è un equilibrio difficilissimo, però dobbiamo riuscirci, cioè è questa la... Casalio, cosa voleva dire la signora Cibotto con se non hai un'anima che ci stai a fare qui? Beh, questa domanda l'ho posta a Cibotto e rappresenta il nesso principale del viaggio che io ho fatto, insomma, in questi territori, in questi luoghi, anche perché c'è una contrapposizione forte fra ambientalisti e abitanti del luogo, no? E d'altra parte poi sono entrambi questi nuclei hanno una ragione sola, che è quella di salvare l'ambiente, certo. L'ambiente e il territorio dove vivono. Ma da una parte c'è da parte delle persone che vengono dal di fuori un'esigenza quasi colonialistica e dall'altra parte c'è l'esigenza da parte degli abitanti di questo territorio di mantenere le proprie radici e la propria cultura e la propria vita. Penso che il tutto si racchiude in questo aspetto qui, insomma. Ilaria, cosa voleva chiedere? Non in conferenza, in domanda. Ok, al regista Mancini, visto che lei ha girato molti documentari appunto su questa zona, come si fa poi a guardarli, no? Con un occhio un po' più estraneo. Insomma, con un occhio obiettivo, proprio per usare l'obiettivo, scusami il gioco di parole. 16 documentari su questo ambiente, sì. Insomma, diciamo così. Girati, la domanda di Ilaria è piuttosto curiosa. Girati negli anni 50, il delta di allora non esiste più. È un'altra cosa quello di oggi, ma per certi aspetti è anche meglio che non esista più, perché era uno, noi lo chiamavamo un lembo di meridione nel nord. Alla fine, negli anni 50, i governi italiani promuovono tre iniziative. Una che è la grande iniziativa del Meridione a Cassa del Mezzogiorno. E poi altre due in zone depresse. Uno è l'Ente Delta, l'altro è l'Ente Maremma. Cioè due zone piccole rispetto al Mezzogiorno, evidentemente, ma depresse. Un lembo di Meridione del Nord era il Delta del Po. Era una situazione di miseria oggi inconcepibile. I figli o i nipoti di quelli che vivevano allora non lo sanno, non lo immaginano, sono stato recentemente lì e c'è una specie di pudore di raccontare ai figli e ai nipoti come vivevano. Per fortuna questa realtà non c'è più, però per tante ragioni che adesso sarebbe lungo spiegare. Il rischio è che questo fascino di cui si è parlato, straordinario, io arrivo da cittadino ferrarese, arrivo nel Delta la prima volta in vita mia nel 49, e sono 4 anni dopo la fine della guerra uno dei pochi cittadini ferraresi che conosceva il Delta. Quando torno a Ferrara, mia città, e racconto a casa, a cena, agli amici cos'era Comacchio, cos'era Goro e Mesola, restavano sbalorditi. Sono 50-55 chilometri dalla città, qualcosa che oggi si fa in 30 minuti di macchina andando piano. Era staccata completamente, un territorio staccato dal resto del territorio che era invece di campagne, fertili anche, no? La pianura Emiliano, Romagnola, lo stesso nel versante, diciamo, rodigino. Ma poi c'era questa zona di paludi, di cose, che era incolta, improduttiva, immensi canneti, e io ho girato quella realtà, ho fatto tanti documentari in quella realtà, in quella, che ripeto oggi. Addirittura da due miei documentari nasce poi un film che ha avuto allora anche un grosso successo, che riguarda poi il tema di prima. Io giro un documentario, mi pare del 53, che si chiama Uomini della Palude, che era questa guerra ladri e guardie, si chiamava Uomini della Palude, cioè Matteo Cinini, i guardiani che vigilavano che non avvenissero queste incursioni. E i loro fratelli. E quelli, e poi ne giro un altro nella parte rodigina, del taglio di questi immensi canneti, arrivavano lì, le popolazioni si spostavano vivendo per 30-40 giorni nelle barche sotto tende per tagliare il fiocco delle canne. I due temi sono i temi su cui nasce La donna del fiume, con la sceneggiatura di Giorgio Bassani, cui partecipò anch'io, Pasolini e poi... Proprio da un tuo film del 1951 cominciamo il nostro viaggio nel passato. Delta Padano, Florestano Mancini. La figlia dell'Elsa è tifo e non si può sbagliare. Ci sono altre case in paese. Il figlio di Turra, la Tosca, Gino il Moro. E poi anche giù ai Casoni.
l'argia. Si tratta di un'epidemia come quella dell'anno scorso. Il medico può fare ben poco. Il tifo lo porta l'acqua. E quando nei secchi rimangono due dita di fango, cosa volete che possa fare un dottore? Meglio però che qualcuno vada subito a chiamare l'ambulanza perché sia qui prima di domani. Ma l'ambulanza porta via gli ammalati, non le malattie. Un giovane che ha la ragazza ammalata può accadere di scoprire che a poca distanza da Ferrara, Rovigo, Ravenna, Venezia si alzano ancora capanne di canna e di paglia come quelle che furono asilo all'uomo primitivo. E questo può essere il giorno in cui un giovane, ferito nei sentimenti, si accorge che gli uomini non debbono vivere in capanne nell'anno 1951. Quando da un paese del Delta ci si rivolga nell'entroterra, verso i centri dove l'attività ha portato ospedali ed ambulanze, attraverso un paesaggio via via meno squallido, viene incontro la gloria delle terre redente della pianura padana. Anche queste, che sono oggi le più fertili campagne d'Italia, sono state successivamente e paludi, e terre arse, e campagne male irrigate. Solo che gli uomini non hanno accettato la malattia della terra come una maledizione. Oggi la giornata è dura, la solidarietà ha portato la certezza di quanto manca ancora per i bisogni elementari del vento, il pane, l'acqua. Ed è proprio da questa eroina meccanica delle valli, delle sterminate pianure, dalla vecchia, cara, santa, sorella bicicletta, che mi piace cominciare il racconto. Grazie, caro, per questo reperto di Florestano Mancini. Maestro, congratulazioni. Sei riuscito a commuoverci ancora, a emozionarci ancora con queste immagini. Acqua, pane, l'emozione di quel contadino che vede che uno può bere tranquillamente a una fontanella. Non era un contadino, era un pescatore. Pescatore, ti non chiedo scusa. Certo. Nel Delta non erano contadini. Non ce n'erano. No. Cosa coltivavano? Cioè, non coltivavano nulla, vivevano di pesce.
andando o con pesce, neanche pesce, pesca d'altura, come si dice, pesce di raccolta, di Golo, Gorino, Comacchio stesso facevano pesce con piccole barche, uscivano il mattino e tornavano la sera. Maestà, l'ha entusiasmata vedere quella chicca elegantissima e scelta, bellissima, della stanza da letto tappezzata di sogni cinematografici? Non l'ho inventata, era così. L'hai trovata così? Ma no. Io, che ricordo ha? Ho un ricordo antecedente, ahimè. Io ho girato il Delta nel secondo semestre del 44 e nel primo del 45. Negli anni 50 c'era stato un enorme progresso in confronto. Enorme. Così. Intanto il DDT aveva stroncato la malaria, che tutti avevano più o meno lo stato endemico. Quando arrivò lungo il Po di Gnocca il primo battello di inglesi, io naturalmente ero un ragazzino, corsi a vedere, e mi chiese un soldato inglese, mi chiese se da quelle parti c'era malaria. Io risposi, tutti l'hanno, solo io e Raul, ero là ospite con mio padre e del padre di Raul Gardini, Ivan, un grandissimo agricoltore e bonificatore, e questi personaggi, cioè i militari, risalirono immediatamente nel battello e se ne andarono, non si è più visto nessuno. Ma le condizioni erano di una arretratezza spaventosa, aggravata dal fatto che i tedeschi avevano bloccato tutte le idrovore e tutto il comprensorio era finito sott'acqua. Da Vaccolino, cioè sotto Pomposa, si arrivava a Lago Santo attraverso l'acqua. Io andai da Vaccolino a Gorino Sullam, un antico feudo sopra, già in Polesine, andai via mare in febbraio con un freddo che è stato il più grande freddo della mia vita. Abbiamo sentito parlare di inquinamento. Ripartiamo con il prossimo filmato, che è del 1978, nella nostra storia, per il nostro viaggio. E vediamolo da vicino, questo problema enorme. Come i capitali per la costruzione dei lidi ferraresi sono giunti da lontano a rovinare l'ambiente, rendendo quasi nulla gli abitanti di questa zona, così da lontano arrivano a rovinare le acque del Po, dal quale dipende quasi completamente lo sviluppo agricolo di questa regione, i detriti e i veleni di tutta la Valle Padana. La gente di qui paga ancora una volta uno sviluppo lontano, quello di altre regioni. L'agricoltura di qui ancora una volta paga lo sviluppo industriale di altri. Qui si rovesciano i rifiuti di un insediamento umano di circa 7 milioni di ettari, nei quali si trovano 3.117 fra città e paesi e 206.370 industrie con 2.655.000 dipendenti. Il Po, all'inizio del Delta, trasporta nelle sue acque ogni anno 11 milioni di tonnellate di ammoniaca, 64.000 tonnellate di idrocarburi, 3.000 tonnellate di detergenti, 75 tonnellate di fenoli, 7 tonnellate di insetticidi, 243 tonnellate di arsenico, 65 tonnellate di mercurio. Il numero complessivo degli abitanti che vivono nel bacino del Po è meno di 15 milioni. Il carico di inquinamento che il fiume riceve corrisponde a una popolazione di 53 milioni di abitanti, quasi tutti gli italiani. Sono cifre in milioni che atterriscono, veleni. Eppure, diceva Florestano Mancini, mentre andava in onda il filmato, e Paolo ci confermava, bevevano l'acqua del Po prima. Sì, all'inizio di quel documentario si vede benissimo, Goro, Gorino, Mesola, non c'era acqua potabile, non arrivava. Arrivavano certi botticelli, ma costava moltissimo, chi solo poteva comprarsela, ma non sempre. Normalmente ogni famiglia andava, le donne prendevano due secchi, con uno davanti e uno dietro, portavano a casa quest'acqua, la lasciavano lì per 24 ore, depositava un litro di fango, poi con
il mestolo beveva. E adesso com'è la situazione? Raccomandavano di bollirla, ma nessuno lo faceva. Vabbè, poi avevano il tifo, però non inquinava. No. Io stesso l'ho bevuta. Come stanno le cose, signora Previati, adesso? Possiamo dire che è cambiata in meglio la situazione? No, ancora no. Non possiamo dire che è cambiata in meglio. Sta cambiando perché la coscienza non solo delle persone che vivono nel Delta, ma anche degli altri lungo il Po, e quindi tutte le regioni lungo il Po, si stanno impegnando proprio per promuovere dei sistemi di depurazione delle acque, ma non solo, proprio una mentalità che stiamo dai parchi generando anche negli altri, cioè i parchi diventano come delle incubatrici e dei laboratori e riescono anche un po' a forzare la mano nei confronti degli altri proprio per ragionare insieme e migliorare il sistema della pianura padana. E da pochi giorni fa abbiamo fatto una riunione a Torino con l'autorità di bacino, ospiti della regione Piemonte, insieme agli altri parchi e agli altri enti, perché è tutto il sistema che deve migliorare. Certo, il problema inizia dal Monviso. Se no arriva tutto a noi. Il problema inizia dal Monviso. Esatto. E dai paesaggi del Delta pulito ne hanno bisogno le città. Cioè noi fortunatamente abitiamo, lavoriamo nel Delta, gli altri hanno bisogno dei nostri paesaggi andando avanti, molto più di una volta. È un paesaggio amatissimo, è un paesaggio amatissimo e caro alla memoria di tutti gli italiani, segnatamente di questi personaggi straordinari che vivono sul Po, tra cui Zavattini parla di amore e zanzare. Insomma, quello che ti posso dire è che qui vengono anche i ragazzi a fare l'amore e questa è una cosa tanto bella, però ci sono le zanzare. Quelle zanzare che anche il Petrarca, che è passato qui da noi, e in poche righe ci ha liquidati, ha detto proprio come tu dicevi stamattina di Montaigne del dialetto, lui ha liquidato il paesaggio, dice che è tutto un paesaggio di rane, di zanzare, eccetera. E quando nel bosco ci sono quelli che fanno l'amore, questi ragazzi, è vero, si sentono i rumori dei baci e anche degli schiaffi, che non sono mica sei schiaffi che si danno fra di loro, ma semplicemente la quantità delle zanzare capisci che obbliga continuamente ad ammazzarsene così. Dunque, la mia attività principale è stato il pescatore di mestiere. Il mestiere che ho fatto è sempre stato un mestiere poco redditizio, ma essendo un po' sportivo e che non abbia dato una certa resa come certi mestieri, non sono pentito di averlo fatto, perché nel medesimo tempo ero come un hobby, ma dovevo viverci dentro però, con la famiglia. Per me, quando l'Italia sembrava brutta, qua il panorama, per me era meravigliosa. C'erano dei boschi con piante di tutte le qualità, querce, olmi, robinie, pioppi, edera, di tutto c'era. E era una meraviglia, adesso che mi è più niente. Perché io sono innamorato del Po, innamorato, ecco, che se me mi messano da portare via da Po, scampi mia odde. La gente del fiume che faceva il mestiere di bercaiolo erano come gli zingari, insomma, un po', che si partiva di qui al lunedì, si tornava al mercoledì o giovedì, si dormiva sul barcone col pagliariccio, era una vita un po' nomade, insomma, è diversa dalle altre. Vecchio fiume, a volte sei grande e triste nel grigio tuo colore, ma quante altre sei pieno di luce, di tutte le luci dei tuoi larghi e meravigliosi tramonti. Sei bello nel sole, ci rendi incerti nella nebbia, ma noi che viviamo sulle tue rive ti amiamo comunque. Io ho sempre lavorato in Po, sempre in Po. Il mio lavoro era portare con la barca della sabbia, della ghiaia, prendere la barca da livello, una frazione del livello, e tirare la cinghia, la barca, non si tirava col motoscafo, si tirava a uomini.
prima di tutto ti ho l'esperienza, e l'esperienza non è mai finito di imparare, lascia che dicono gli altri. Bisogna provarci, da Venezia andare a Pavia e da Pavia andare a Venezia e avere bisogno degli altri. E per mantenere una famiglia bisogna girare, star lì, star fuori la settimana, due. Bisogna provare. Delle albe che sono di una tenerezza meravigliosa, che ti fanno pensare alla tua donna, a un bacio, a una carezza. I nomi del fiume sono della gente pura, della gente, sono dei poeti. Sono dei poeti che vivono di poesie, di rane, di pesca e un po' anche di rapina. Io devo ringraziare Gian Domenico Curi, devo ringraziare le colleghe e i colleghi che hanno scelto questo materiale, perché è di una straordinaria e lancinante emozione. È cambiata la gente del Po? Lo chiedo a Casadio, che è stato di fresco lì da quelle parti a girare. Io non ho conosciuto la gente precedente che ha vissuto il Po, ma adesso che... Però voglio dire che trovo tutta una serie di elementi per confermare le emozioni che ho avuto in questo piccolissimo viaggio che ho fatto. Ad esempio, nel racconto precedente di quello che ho fatto, vediamo Mario, incontra questa persona che un giorno arriva in quel posto, vede questa casa, e tra l'altro questa, la casa è dove poi Soldati ha girato La donna sul fiume, si innamora di questo ambiente, decide di abbandonare tutta la sua vita in città e decide di vivere lì. E questa è forse la sintesi del grande fascino che ha questo territorio, ma anche la gente. Emilio, questo anziano signore che parla l'ultimo di Dio, che ha parlato? No, il primo è quello nel documentario che ho. Tuo? Sì, mio. Sì. E ad esempio a me ha dato un'emozione di una frase, ho sentito questa frase che probabilmente Socrate poteva dire, ed era un abitante, un signore che ha vissuto lì per tutta la vita. Per cui gli elementi, cioè il grande impatto su questa popolazione è struggente, straordinario insieme. Certe luci dell'alba sul Po ti fanno pensare alla tua donna, ha detto. Maestazzi, un aneddoto. Sì. Rapido e accorato. Vabbè, del Po, dei miei ricordi, posso dire infantili, ma già in grado di capire, però ne ho alcuni che sono tremendi. Uno è proprio nei giorni della fine della guerra. C'era una colonna in fuga di turchestani, quelli che catturati in Russia, nell'Unione Sovietica, furono arruolati di forza nella Wehrmacht, erano 8 collo, come si potrebbe dire, e comunque sapevano già di essere spacciati, perché c'era un patto fra alleati di riconsegna di questi a Stalin. E la colonna si incamminò e arrivò verso Cavendramin, dove c'era un passo, non esisteva, e questo spiega anche l'arretratezza, allora non c'erano ponti, qualunque corso d'acqua, canale o fiume, si attraversava su una batana, su una barca a fondo piatto, e lì c'era un traghetto più grosso, e caricarono un camion. Arrivato dall'altra parte, bengala, bombe, il passatore rimase di là e la colonna si ammassò sull'argine, e di lì cominciò una scena apocalittica, si può dire. Cominciarono a gettarsi nel fiume e a suicidarsi. Piuttosto che rientrare. Piuttosto di andare incontro, avevano un'immagine terrificante di quello che era il loro futuro, perché già quando combattevano al fronte ogni tanto si sporgevano per farsi uccidere. E noi più a valle subimmo anche una conseguenza di una pratica: il fiume era pieno di cadaveri di cavalli e di turchestani, anche qualche italiano, credendo. L'aria era irrespirabile, ma c'è da tenere presente che noi bevevamo l'acqua del fiume. Ahimè. Ancora una volta buchi nell'acqua, in terra, di qua degli argini, per
far venire dell'acqua filtrandola con un po' di ghiaia. Come si poteva. Ancora una volta il fiume, grande protagonista dell'evento storico, ma anche lui, direi. Io spero che tu possa tornare molto presto a girare sul Po, sul Delta, con acque più pulite, con cieli più limpidi, ancora più limpidi, ancora più pulite. Vi mostro le ultime immagini, sono dedicate al fenomeno delle inondazioni, che non riguarda un fenomeno evidentemente solo il Delta, ma che è proprio nella zona vicino al Delta che ha lasciato i segni peggiori. La famosa alluvione del Polesine del 1951, vediamo insieme. Immagini che vedete, che sono ancora ben vive nella memoria di chi ha vissuto la tragedia di quei terribili momenti, si riferiscono alla furia devastatrice delle acque del Po e dell'Adige durante una recente famosa alluvione che ha sommerso il Polesine e altri tratti di terre del Delta, alluvione spaventosa che ha travolto ogni cosa, argini e dighe, strade e case, allagando territori interi e apportandovi gravissimi danni. È l'alluvione, è il disastro. Raccolti distrutti, bestiame ucciso, terreni allagati e coperti di sabbia e di melma, case distrutte, vite in pericolo. Ovunque, desolazione e un grande accoramento. Che sia in bianco e nero, che sia a colori, la sequela di immagini, questa iconografia della sciagura, non lascia comunque sgomenti. Quanto c'entra la follia, nella follia del clima, la follia degli uomini, soprattutto c'entra. In una zona estrema come può essere il Delta? Purtroppo c'entra, perché è proprio l'intelligenza dell'uomo che noi dobbiamo recuperare in queste zone così fragili, in queste filigrane di terra e acqua. Il sistema delle dune costiere che hanno protetto tanta parte del Delta è stato molto intaccato con i fenomeni delle costruzioni, del boom economico e dell'utilizzo turistico massiccio della costa. E questa è una delle cause maggiori di alcuni pericoli, e anche come sono stati trattati i fiumi, non solo il Po, cioè irrigidire il corso di un fiume è ormai un pericolo chiaro, evidente. E anche l'escavazione in certe parti del fiume può costituire pericolo. Quindi dobbiamo, le parole spazio, tempo, sistema, dobbiamo cominciare a riesaminarle e a metterle dentro la testa di chi governa queste zone. Spazio, tempo, sistema. Riflettiamo su queste tre parole e insieme tentiamo di costruire un paese in cui i fiumi facciano i fiumi, cioè ci emozionino. Ci facciano vivere più felici, ci diano risorse, ci diano una qualità della vita. Le dune ci proteggano. Le dune proteggono, ci proteggono dai fiumi, e noi uomini proteggiamo le dune perché ci proteggono dal fiume, e via inanellando metafore, se volete. Il nostro viaggio continuerà domani più a sud, verso la Romagna. È un viaggio della geografia, ma è soprattutto un viaggio della storia. La storia siamo noi.